differenza della popolazione italiana a dire che lo Stato del Vaticano ha orecchie di mercante. Signor Costanzo, non... Un momento, facciamo terminare il discorso al signor Vescovo e poi passiamo all'altro ospite. Prego, signor Vescovo, continui pure. Grazie, dottor Costanzo. A dire che lo Stato del Vaticano ha orecchie di mercante. A orecchie di mercante, mi perdoni, quando vuole. Mi deve ancora 2 milioni di euro, 10.000 ettari di terreno acquistati. Sì, parliamo di una diversa. Dopo passeremo la parola anche a lei, un momento, dopo passeremo la parola anche a lei. Sentiamo il signor Roberto, grazie signor Vescovo, sì, sentiamo il signor che Roberto. Che non ha avuto la possibilità. Io ringrazio tutti voi. Lei deve pagare, non è che non ha la possibilità. Un momento, ringrazio il signor Costanzo, ringrazio tutti voi che mi state ascoltando. Non si può nascondere dietro la tua... Non si può nascondere dietro quel vestito che ha. Ma da chi sta prendendo? Ma qui abbiamo preso 10.000 di euro. Ma impari a leggere, ma guardi là. Guardi allora, che allora, dottor Costanzo. Io prendo, vado via. Allora scusa, dico una cosa. Abbiate pazienza. Non ho parole. Un momento, non si preoccupi. Non ho parole. Signor Costanzo, vi volevo ringraziare. Sono dati, deve solo leggere. Volevo ringraziare tutti, ringrazio maggiormente perché non siete alzati e siete andati via dopo questa inserzione da parte del Vescovo. Cioè, vi rendete conto? La Chiesa che parla male della popolazione. No, non si può sentire. Esatto, io e il dottore sono eravamo a cena, dovete oltre 2 milioni di euro, eravamo a cena insieme, pagati, io sono dati, dovete leggere. L'intervento, sentiamo cosa ne pensa. Presidente della CISL, volevo sottolineare che per noi attori effettivamente... Non c'è stato nulla di costruttivo in quanto riguarda i nostri contributi, il nostro da fare, in quanto sì, VIP, tra virgolette, che sembriamo belli, eccetera, ma sotto sotto abbiamo le nostre ore di lavoro, sfruttati, ore e ore, e tutto ciò non abbiamo... Stiamo lavorando con il nostro e con il vostro aiuto. Ci vuole un aiuto sia da parte vostra che da parte di tutti, ragazzi, ci vuole compattezza su queste cose. Noi stiamo lavorando per cercare, sia per gli operai, sia per gli attori, cercare di avere dei contratti più seri. Esatto. Il problema è che attualmente in Italia ci ritroviamo in una situazione di crisi per persone come il signor Vescovo qui, esatto, che si è permesso di parlare male della popolazione. Lei è un uomo di chiesa, un uomo di fede, crede in Dio, sì o no? Cosa dire? Io lo vedo un mercenario, signor Costanzo, a questo punto mi spiace dirlo, ma io vedo davanti a me un mercenario. Io vedo un mercenario davanti a me, signori. Signor Costanzo, siamo tutti veramente, Roberto. Signor Renna, lei cosa ne pensa? Guardi, noi a Bruxelles, da quando è iniziata questa crisi, i famosi broccoletti del Parlamento di Bruxelles, da quando è iniziata questa crisi, noi politici siamo stati i primi. Torniamo qui in Italia, non parliamo di Bruxelles. Io... Dove voi volete, espongo le mie creazioni, altrimenti... Tutti lo sanno ormai, le favolette non le raccontate più. Le dimensioni, un giorno in Parlamento, dietro la chiesa. Guardi, se mi fa parlare, le posso dare tre spiegazioni che vanno. Dovete imparare a leggere, lì è scritto. Signore, vi presento chi prende 15.000 euro al mese. No, non accetto queste situazioni, perché ne prendo 20.500 euro. Roberto, grazie signor Re. Mi faccia finire il discorso, sono venuto qui. Signor Di Benedetto, grazie a tutti, purtroppo siamo arrivati a... Impari a leggere, Dio, ci sono dei dati. Aiuto, te che dite aiuto.